Allora, qui a Monte Carlo, al Festival della Commedia, abbiamo un ospite molto gradito che è Nino Frassica, che riceverà il premio King of Comedy. Nino, in America direbbe Achievement Award. Porca miseria, fa paura. Ti offendi se dico Mi Achievement spavento, Award? mi spavento. Senti, che effetto fa però? King of Comedy vuol dire re della commedia Il quinto della quinto della commedia. commedia, preferivo tra i primi, ma Perché Zio Grazia ha voluto dartelo per tutto quello che hai fatto in tutti questi anni. Quindi, cioè, uno riceve una questo specie di premio, premio alla carriera. ma sei più contento oppure dici, vabbè, però. No, va bene, no, sono contento anche perché lui ci ha pensato 3 anni fa, già io per motivi, adesso non mi sto ricordando, è da 3 anni che dovevo essere qua, quest'anno finalmente ce l'ho Da 3 anni fatta. e l'hai presa lunga, quindi Eh? sei stato in Ce l'ho fatta, Giappone, hai ce l'ho fatto. fatta, ce l'ho fatta. Senti, Nino Frassica spesso si associa alla televisione, Nino Frassica alla televisione, però non è Televisione, vero, non è ballo, vero però, non è solo vero, perché fa tanto cinema. no, cinema così, da televisivo, cinema, sono pochi i film che ho fatto nel senso del film, del cinema. Altri Puro. film li ho fatti sfruttando il successo televisivo e ripetendo alcune gag televisive, Ma c'è un rimpianto, avresti fatto più ma cinema il con problema è che ci vogliono 2 vite. una che fa Perché cinema. una che fa cinema e una che fa televisione. Secondo me mi sono più divertito e più regalato alla televisione e ho fatto meno cinema. Senti, da Perché spettatore. Ma se possono fare molte cose cioè, contemporaneamente. sei due nini frassi. Senti, Ezio Greggio l'altro giorno parlava dell'importanza della commedia, del fatto che il premio alla commedia sia a Monte Carlo. Perché non c'è in Italia, secondo Perché ci ha pensato prima Ezio? te? Quindi gli altri hanno Perché detto. pure Ezio lo faceva a Milano Non lo facevano a Monte e lo faceva Carlo. Senti, da spettatore tu che film ami? Quali sono i tuoi film a Monte Carlo. Ma io preferiti? come, da spettatore Sì. i thriller. Cioè, ti piace essere inchiodato Sì, sulla sì, sì. poltrona? La commedia un po' meno perché spesso già la so. Cioè vedo un film e già lo sapevo. Ah. Vedo una trama e già la sapevo. Il thriller spesso mi spiazza. Oppure ogni tanto mi piace il cinema, quello che mi spiazza. Di Ah, ma tipo facci un nome, dai, cioè cinema, tipo commedia? classico, no, no, di thriller. Di Cioè tipo un thriller? classico Non Hitchcock so, sì, da Hitchcock in poi. in giù, in su, di lato. Tutto Fianco. quello che mi tiene sospeso, tutto quello che mi incuriosisce e che non so come va a finire. Senti, qual è invece il film che hai fatto tu, di cui sei più fiero, di cui hai un ricordo più bello? Ma il primo, il Biel Basica, no? Maurizio Nichetti, Eh sì. che non è stato valutato come doveva essere, perché era forse troppo surreale e non si usava, e quindi era fuori moda perché era prima, era in anticipo. Eh sì, beh, poi quando si trova in Sei fuori anticipo. moda, deve essere fuori moda. E quello sì. E poi altri film, La scomparsa di Watteau, che è un film, Sì, la cioè scomparsa, esatto, che era passato alla Festa di Roma qualche anno Sì, fa pure. che era una storia scritta da Camilleri, allora mi piaceva quella sicilianità che E ancora. tu facevi un ruolo Sì, sì, particolare, sì, mi ricordo, sì, è stato un sì. bel E niente. viaggio. E poi anche altri film, così, le capatine nei film di Maccio Capatonda, che mi piacciono come spettatore. Ti piace Maccio Sì, Capatonda, mi per piace, esempio, piace. oggi? Mi piace Maccio Capatonda e quindi come spettatore, mi piace proprio come spettatore, vado a vedere le sue cose, come siamo amici, quasi sempre C'è sempre il ci cameo. sono pure io a fare Fai tipo come Hitchcock nei suoi film, ogni tanto la Hitchcock appari. faceva con la comparsa, un Un ruolino di mafia. Senti Nino, qual è invece il tuo mito, il ruolino. personaggio, la Totò, Totò? quello è. Non so che mi ripeto, insomma, siamo una marea, però devo confessare che proprio è Totò. E poi nel varietà, nella comicità, quella surreale, Mario Marenco, è Alto Gradimento, e Cochi Renato. Ma Totò, per esempio, io ho visto un suo film qualche mese fa. Perché non invecchia? Perché non riesce a invecchiare? Sono Cosa? film, Totò? Totò, cioè quel È tipo di film che comunque sono passati perché fa 60 ridere anni. per come fa quelle cose, non cosa fa, come le fa. E quello fa ridere, farà ridere sempre. Perché spesso c'è una comicità che scade perché quella cosa scade, il fatterello, la trovata, Ah, il cioè tu dici colpo di quella roba lì scena, ha tempo. scadono perché poi dopo, alla fine, già la sai. Invece là,
per come fa lui quello che fa, è solo lui, e quindi ti piacerà sempre. Tuo film preferito di Totò? Totò Truffa. Senti, l'ultima domanda riguardo la situazione, visto che i cinema stanno ripartendo con fatica, quanto è importante essere qui al festival e a dare anche un segnale all'industria che sta facendo fatica? Ma io non penso che non è che faccio chissà che... Fai il segnale. Non è che con questa mie venuta domani no. Si riempiono le sale. Hai visto Nino Frassi che è andato a Monte Carlo? Appena si sa, si riempiono le sale. No, aggiungo al coro degli addetti ai lavori che dicono che bisogna avere quel minimo di pazienza, perché è un po' noioso avere la maschera, uscire, è diventato noioso quasi uscire, però un minimo di sforzo, perché al cinema il film è tutta un'altra cosa. Allora, Nino Frassi, Hot Corn, noi però poi prendiamo Ezio Greggio e gli diciamo 2021 di fare serata il B e il Ba per riscoprirlo. Dai, lanciamo l'appello. Magari. Grazie Nino Frassi. Vengo di corsa. Tu e Mauri chiamiamo. Non solo che vengo, non me ne vado, sono già qui. Rimani qui direttamente. Sono già qua. Nino Frassi, Hot Corn, grazie mille Nino.